La nuova Jolly si lancia in questa nuova avventura, nuova di zecca, un campione nazionale, pensare che 2 anni fa era soltanto Serie D. Presidente Vozza, siamo in preparazione, sono arrivati 2 giocatori fortissimi, 2 argentini, ma il progetto è ben alto, il progetto è sempre sui giovani, dico bene? Il progetto è un progetto che punta ai giovani, tant'è vero che le 2 persone che sono arrivate sono state scelte con l'unico intento di integrarsi bene con quello che è il gruppo esistente, senza andare a preoccuparsi troppo di quelli che sono i risultati di vertice, ma la scelta, diciamo, è stata determinata da elementi caratteriali, intanto che si integrano bene con tutto il resto. Presidente, le prime impressioni su questo nuovo allenatore, Leo Ortensi? Sono rimasto molto contento, anche perché ha abbracciato bene il nostro progetto, si è integrato subito, è estremamente carico, ho avuto modo di apprezzare le qualità sul campo e anche fuori, e speriamo di avere un'esperienza più interessante, anche perché poi la C nazionale sicuramente non è più un campionato che ha certe caratteristiche, ma sono ben altre, dove l'impegno deve essere un impegno estremamente importante, ma ripeto, non in virtù dei risultati sul campo, ma in virtù per noi della crescita dei ragazzi. E poi una parola per il capitano di questa squadra, Pasquale Tramontana, probabilmente il miglior acquisto già in casa. Pasquale, una parola di ringraziamento anche per Pasquale, perché anche se ci conosce ormai da 10 anni, perché stava con noi anche come allenatore dei ragazzini, quindi li ha visti anche crescere, Pasquale lavora con noi, si è voluto anche, diciamo, integrare, fortunatamente, diciamo, ho avuto le condizioni per poterlo anche, per poter dargli una mano, e non solo fa il suo lavoro nel campo come al solito con grande intelligenza e con grande dedizione, ma posso garantire che anche nel lavoro è una persona che è estremamente affidabile. Tanti feedback positivi da tutte le parti, l'ultima riguarda Valerio Costa, l'ennesima conferma in azzurro, ma questa nuova Jolly dove vuole arrivare, insomma? La nuova Jolly non ha, gli obiettivi che si pone sono quelli intanto sociali, poi di crescere i ragazzi, perché si sa bene che lo sport non solo forma sotto il profilo sportivo, ma c'è una dimensione sociale che ha sicuramente una valenza molto più importante di quella cestistica, anche perché oggi i tempi dello sport e in particolare del basket non è che diano grandi previsioni rosee. Qui a mio avviso ci saranno 3-4 anni ancora di grosse difficoltà per tutte le società che vogliono investire nei giovani, che con i giovani non si è mai guadagnato, c'è solo da spendere, e si spende in un'ottica che ha degli obiettivi diversi forse da qualcuno che probabilmente pensa di poter fare l'imprenditore sulla scorta del basket. Assolutamente no. Se la nuova Jolly fosse nata in un'epoca dove i cartellini dei giocatori avevano un valore, avevano una moneta, a quest'ora avremmo visto tutti questi giovani tutti insieme o qualcuno aveva già spiccato il volo? Ma io sono convinto che, anche perché sono tutti ragazzi cresciuti sotto la chioccia di Romana Pirillo, che oltre ad essere una dirigente di lusso è una mamma, è una ragazza, è una donna che capisce benissimo e sa come stare in mezzo ai ragazzi. Probabilmente per lei i ragazzi, i giovani sono la sua vita. In questo purtroppo io sto perdendo un pochino forse di importanza, ma mi va bene lo stesso, perché guardare dall'esterno quello che è riuscito a costruire, anche se ho cercato di dare una mano per quanto possibile, il risultato dei ragazzi non è un valore che si traduce in moneta, ma è un valore che si traduce in aspetti sociali, in aspetti che sicuramente sono più importanti di quelli del mero denaro. Il presidente Vozza guarderà la classifica giornata dopo giornata? Ma io ho un unico obiettivo, che è quello di vedere uscire ragazzi sia se vincono sia se perdono sorridenti dopo 5 minuti della fine della partita. Quello è la mia più grande soddisfazione, è l'unico obiettivo che mi pongo, di vederli sereni, tranquilli e di aver dato tutto quello che è possibile dare in una sana competizione, che quella poi li aiuterà a formarsi anche nella vita.